Messaggio di nostro Signore Gesù, il buon pastore, al veggente Enoch. La guerra santa si sta diffondendo e verrà il momento in cui l'esercito della bandiera nera, che serve il mio avversario, farà scorrere il sangue sul vecchio continente. L'Europa sarà di nuovo conquistata dai figli del che imporranno la loro cultura e la loro religione ad ogni costo. Nel tempo del regno dell'Anticristo, gli eserciti fondamentalisti lo serviranno e saranno l'Europa e tutti i suoi paesi a soffrire maggiormente il dominio e il rigore del dominio dell'essere dell'iniquità. La guerra santa che si è scatenata si estenderà ad altre nazioni e scatenerà la terza guerra mondiale. Israele soffrirà e piangerà. Gerusalemme, povera Gerusalemme, sarà nuovamente sconvolta e le figlie di Sion saranno contaminate. Così gli eserciti di Gog e di Magog sono pronti a dare inizio al grande Armageddon. La scintilla è già accesa e i re nascosti che pianificano tutto in segreto hanno già provato nelle loro riunioni segrete l'inizio della grande tribolazione. Commento del lettore. Stiamo avendo diversi segnali di tutto quello che la profezia ci sta parlando, eppure ci sono alcuni soggetti appartenenti ad una falsa ideologica corrente politica che difende gli invasori che sono entrati nel nostro paese come dei cavalli di Troia, che si sono insediati con i loro usi e costumi e che vogliono imporre la loro fede sostituendosi al popolo italiano. Dicono che sono andati via dalle guerre, eppure vogliono riproporre gli stessi fallimenti che hanno avuto nelle loro terre. Se l'italiano non si sveglia popolando le chiese, pregando e tornando a Dio, questa profezia si adempirà e il male scenderà su di noi. Purtroppo molti piangeranno perché non si sono voluti svegliare in tempo. Venga il tuo regno, Signore, liberaci da tutto questo male, nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen, amen, amen.